E senza spiegare minimamente le ragioni possibili di questa cosa, e senza entrare nel merito di ecco, è giusto o non è giusto? Non si consegna al pubblico qualcosa di un po' così, un oggetto un po' deforme, un po' Certamente non incompiuto, pericoloso, se quantomeno. è qualche cosa che dilata semplicemente, mi sembra tanto per la verità, la nostra concezione dell'uomo, cioè che fa capire che siamo qualcosa di più dei cinque sensi, che non siamo imprigionati nei cinque sensi, ma che qualche volta ci è concesso di uscirne e di avere delle visioni, delle immagini più Ma larghe. vede Questa che mi anche sembra lei una buona notizia. usa delle descrizioni un po' generiche, cioè non è in grado, di definire queste Questo cose. fenomeno si chiama telepatia, è la comunicazione da mente a mente. Ce ne potrei citare tanti altri che sono stati etichettati come precognizione. Io stessa ne ho fatto un'esperienza molto, molto profonda nella mia vita, quando ancora non mi occupavo di queste cose, quindi ne rimasi molto, molto colpita perché io sentii con un giorno di anticipo che mi sarebbe capitata una grandissima disgrazia, cosa che in effetti fu. Io non lo sapevo, non sapevo neppure che questi fatti, andiamo indietro di quasi 30 anni. Oppure possono essere definiti chiaroveggenza, se si tratta di vedere cose lontane, oppure psicocinesi, se si tratta di influire su sistemi materiali. Devo porle rapidamente l'opinione registrata di un nostro intervistato. Oscopi, maghi, guaritori, esponenti della medicina alternativa sono oggi di moda nei mezzi di informazione. I conduttori televisivi non trovano spesso di meglio che celebrare le straordinarie capacità di questi maghi dell'epoca moderna. Facendo questo non fanno altro che aumentare la creduloneria, rendono un cattivo servizio al pubblico e di tutto questo potremmo sorridere se non vi fossero altri problemi. I problemi sono che il dare per sicura l'attività di gente che fondamentalmente esercita soltanto una funzione che niente ha a che fare con la medicina o con le attività scientifiche, significa danneggiare profondamente gli ammalati. Non sono pochi i casi di pazienti e magari anche di bambini che vengono sottoposti a queste strane terapie invece di trovare eventuali rimedi nell'ambito di quello che la medicina in qualche caso può fare. A me pare che sia importante fare una riflessione su questo problema, mi sembra che sia importante che i mass media acquistino maggiore responsabilità perché non hanno il diritto di turbare l'opinione pubblica. Ecco, era il neurofarmacologo Silvio Garattini, la sua opinione mi pare nettissima, per cui Maria Rosario Maggio, visto che Sì, scalpitava durante no, non questo. scalpito, io non scalpito. Credo che ci sia proprio un equivoco di fondo, nel senso che io scalpito, superstizione legata all'immagine di attrice. No, io sono una persona molto serena. Mi sembra che la confusione continua a esserci, cioè sicuramente tutto quello che viene detto è molto giusto, cioè aiutare il pubblico a guardarsi da un certo tipo di cialtronaggine e ad ancorarsi per questo disperato bisogno di affetto e di comunicazione che dovremmo avere, che spesso proprio questo mezzo che noi usiamo e che ci fa lavorare ci impedisce di comunicare con l'altro, ricorra a pratiche pseudomagiche, perché poi magia è una parola che invece vanta millenni di cose importanti dietro. Ecco, probabilmente questo è molto molto giusto, però un'informazione corretta non vuol dire sicuramente non invitare tutti a guardarsi dentro, ad esaminare le proprie emozioni e a trasformare quello che è il bisogno di certezze, di sapere che cos'è domani, magari una domanda scientifica, che Forse cos'è va il fatto da tempo? persone molto Molto responsabili responsabili, e autorizzate, chiedersi che voglio cos'è il tempo, certo, autorizzate, quindi con persone che con i non bolli con i sulla. bolli, cattedratici, eccetera. Io non mi sarei mai permessa di fare una trasmissione e non ho fatto una trasmissione fenomenica. Ci tengo a dirlo perché
Credo che dei presenti nessuno ne abbia visto una puntata. Senta, intera. Gattus, che percentuale c'è di spettacolo e che percentuale di poteri e di esperimenti in quello che lei fa? Noi stiamo parlando soprattutto o che esistono tantissimo questi fenomeni o che non esistono. Io credo che ci sia anche la via di mezzo. Cioè, per esempio... Sì, ma se esistesse un solo cavallo parlante, i 99 fossero falsi. No, e veda cosa intendo dire io. Se per caso, nella nostra vita penso che almeno una volta è passato un flash nella mente e poi magari si è rivisto dopo ciò che lui aveva percepito e si è avverato. Poco fa magari, poi se noi diamo ogni volta una giustificazione in ogni caso, possiamo anche arrivarci lentamente. Poco fa diceva... il Uccelli che è un mago, un guaritore, cosa faceva? Dava delle suggestioni, no, mi dico pare. Che il background che c'è dietro, che quando cioè diceva, il fondale, questo mago diceva che doveva star male, quello dati, stava male, l'altro invece stava bene. Ma io credo che agisce sulla suggestione. Ma è psicologia questo. Agisce sulla suggestione. Psicologia se quella, oggi, ieri non se quella ancora. Persona non l'aveva ieri era la la fanno ancora. Ieri era Lourdes. Allora, Angela, diciamo che... Scusate, io volevo continuare. Tutto sia già stato scoperto, cioè voglio dire, io non è che mi pongo, cioè qui bisogna confondere, cioè, qui abbiamo mostrato alcuni truffatori e sui truffatori siamo tutti d'accordo, no? È sì, ovvio che quelli sono truffatori. Punto. Sono truffatori e come tali vanno, non mi sento vanno. Assolutamente e di allora proteggere. È voglio dire che l'altro, no, è finito per lei, perché in realtà, secondo me, l'escogitazione generale su questo, l'escogitazione generale su questo, mi sembra che sia una delle maniere poi per porsi di fronte alla realtà. Ci sono dei periodi storici che hanno identificato tutto irrazionale in quello della scienza e l'irrazionale è stato rimosso, sono state epoche poi punite, perché in realtà se il sonno della ragione genera mostri, la ragione che non sogna genera a sua volta degli altri mostri, voglio dire, cioè tutto questo è il punto della questione. Quindi un conto è dire che quello è un celebre truffatore e va bene, e un conto è pensare che la verifica scientifica sia la chiave d'oro per capire tutto il mondo. Scusate, questo è un'altra questione. Ecco. In questo sono d'accordo con l'equivoco è tutto qua, cioè se dietro questa fessura passano legioni di maghi, leggenti, astrologi, guaritori. Ma su questo dicendo, sono d'accordo. Questo è il modo per sdoganare tutto questo. Allora, la televisione, in questi diciamo 10-15 anni, vogliamo fare il conto di quante presenze di oroscopo, addirittura il quotidiano, di veggenti, di guaritori, sono passati e sfilati in tutte le trasmissioni al mattino, pomeriggio, la sera, tutte le ore. Ma sono campi diversi. Allora questo rientra in questa visione aperta della scienza e della vita? No, certamente. Allora, no, certamente. Questa è una parte di questo, però non vorrei neanche che tutta questa parte non passasse. La scienza è apertissima, cioè, tutto. Si capisce, questo vuol dire, per esempio, si dice che i fisici sono... contro. Se uno legge il Tao della fisica di Capra comincia a avere un sacco di dubbi, ecco, cioè voglio dire, e questo non è l'ultima arrivata, ma è un'altra cosa, capisci? No, cioè voglio dire, sì, è un'altra cosa, certo, gli altri sono truffatori, Capra è un fisico, però io credo, voglio dire che non è neanche possibile essere così. Cioè, mi sembra che la cosa che qui tu faccia sia giusta. Sono due dimensioni diverse. Bisogna essere aperti di mente, ma non così aperti che il cervello caschi per terra, come sta avvenendo in televisione. Allora, teniamoceli in mano però, non mettiamolo solo dentro la calotta cranica, mettiamolo in una posizione intermedia. Dunque, ecco. Io so che ognuno di voi avrebbe moltissimo ancora da dire, naturalmente, su questo. Io ho pochissimi secondi addirittura, se non minuti. Ecco, allora, facciamo un giro rapidissimo. Noi ritorniamo al tema iniziale. Il tema è... la televisione fa troppo o fa cose sbagliate in questo campo? Ecco, a mio avviso, televisione pubblica e privata, private fanno quello che vogliono logicamente, ma ecco, ma cominciamo da lei. Io vorrei dire che qui abbiamo dato tantissimi concetti su tanti temi. L'astrologia non può essere confusa con la telepatia non può essere confusa con la pranoterapia, indirettamente arte di guarire. Sì, ma lei fa una allora, morale, filologica fin dall'inizio. No, chiedo scusa, fa benissimo, la televisione deve dare delle informazioni più precise. Fa bene. E chiaramente la ciarlataneria... Lei pensa di dare informazioni con le sue trasmissioni? Io personalmente sì. Che ci siano dei ciarlatani, astrologi,
Ci sono anche dei ciarlatani in altre professioni. La ciarlataneria a qualsiasi livello va condannata, ma prioristicamente voler dire che chi si occupa del mondo paranormale, che non è altro un mondo di cui in chiave scientifica ancora non siamo in grado di dare una valutazione corretta, è una persona ignobile, chiedo scusa, io sono una ricercatrice, è stato detto indirettamente, io sono un ex insegnante di diritto ed è stato affannoso per me lasciare la scuola, la mia cattedra da insegnante severa e accettare questo tipo di confronto indiretto proprio con lei, Piero Angela, che rappresenta un pochino il punto di riferimento del mondo scientifico. Io lo accetto come sfida. Io sono convinta che se noi facessimo un dibattito a due, lei mi dia i suoi elementi astrali. Io sono in grado, e non è presunzione, come sono in grado di dimostrare in chiave scientifica, perché l'ho fatto a Roma, all'Istituto di Igiene di Roma, ho pranato l'acqua e l'analista, il direttore del laboratorio dell'Ufficio di Igiene di Roma, ha dichiarato che l'acqua pranata era quasi totalmente assente di, presentava assenza di flora di microorganismi. Dove presenti io ovunque, a tempo, presenti Dio, ovunque. Chiedo scusa, come? L'aveva bollita? No signora, io l'ho data al notaio di Roma, io ho delle dichiarazioni, ecco lei ha detto carta bollata, io sono in grado di fare questo esperimento. Dall'ufficio di igiene di Roma ho preso dell'acqua, ho preso delle ampolle, queste ampolle sono state portate a un notaio di Roma, il notaio le ha riempite lui, due ampolle d'acqua, una l'ha sigillata e l'ha messa sotto chiave, sull'altra io ho messo le mie mani, ho fatto delle applicazioni praniche, poi queste due ampolle, quindi il famoso metodo del doppio cieco di cui parlava lei, è stato portato il tutto all'ufficio di igiene di Roma, l'ufficio di igiene ha esaminato l'acqua non pranata e l'acqua pranata, ho documenti ufficiali, l'acqua pranata presentava una flora di microorganismi quasi zero. È già miracoloso che lei abbia avuto zero. Dei documenti da un ufficio pubblico. Sì, certo. Come, scusi? Non ho capito. Che abbia avuto in tempo dei documenti da un ufficio pubblico è già qualcosa di meraviglioso. È una battuta naturalmente. Ma la ringrazio. Celli, cosa sostituiamo allora con... No. Cioè, trovo giusto dire che ci vuole maggior sobrietà nel presentare questi fenomeni, che ci sia stata una certa inflazione, sono pronto a riconoscerlo. Cioè, forse però, ecco, questo è poi qualche cosa che risponde a una esigenza che esiste. Cioè, quando noi abbiamo fatto lo sfortunato Filò, ci siamo accorti che effettivamente la scienza è una, diciamo, un tipo di attività, un tipo di verità che si può avere come amante ma non si può sposare, ecco, cioè non si può vivere solo con lei. Meno male. Questa è la verità sociale. In quanto che la televisione debba incentivare questo o no, secondo me non lo deve incentivare, secondo me però non deve neanche escludere questo desiderio che le persone hanno di vivere ai confini della realtà, per usare una cosa televisiva. Affidiamo soltanto agli scienziati dell'illusione. Perché poi no, alla fine. Il TG2, per esempio, che ci profila l'oroscopo la sera. Vabbè, adesso è un illudere o mistificare la gente. E poi vorrei anche difendere il povero Einstein, che viene sempre tirato in ballo dagli astrologi. Il povero Einstein non si è mai sognato di credere all'astrologia. E credo si rivolsi nella tomba. Tutte le volte lo chiamano. No, ha detto che ci sono degli influssi, non ha detto ci credo. Paola Giovetti, questo mondo sommerso di cui sappiamo poco, ecco, sono influssi. Come deve emergere in un servizio pubblico e in generale nel mondo dell'informazione? Ma dovrebbe emergere intanto senza scopi commerciali, cosa che troppo spesso avviene. Io questo l'ho denunciato molte volte anche sui giornali dove scrivo, c'è un sottobosco in questo campo che purtroppo è grandissimo perché a questo campo si rivolgono persone con grandi necessità. Gli italiani spendono miliardi sì, per con grandissime il loro necessità futuro. E naturalmente c'è chi ne approfitta, per cui in tutti i campi purtroppo in tutti i campi c'è la gente non onesta, in questo campo certamente non fa eccezione. Quindi io trovo che le televisioni, qua direi che mi rivolgo soprattutto alle private, non dovrebbero fare questi servizi a cartomanti, a veggente eccetera, che lo fanno unicamente a scopi pubblicitari per poi guadagnarsi i clienti. Questo avviene troppo spesso. Per il resto mi sembra che la televisione parla di tutto. Dare un'informazione anche in questo campo, poi qui naturalmente bisogna affidarsi che la televisione si affidi a delle persone che giudica competenti. Cioè. Dare un'informazione anche in un campo che certamente
allarga i nostri concetti di quello che è l'uomo, le nostre dimensioni, e che comunque è qualcosa di inesplorato che va indagato. Ecco, parlare di questo in maniera serena non mi sembra più che giusto, non vedo perché lo si dovrebbe negare. Raptus, l'aspettiamo sul Prato dei Miracoli a Pisa, non a caso si chiama così, sì. No? Cosa farà? Piazza dei Miracoli. No, io credo a questa illusione di non far vedere per alcuni minuti la Torre di Pisa. Ecco, a quando questa cosa? Ma spero, appunto, come dicevo prima, dentro quest'anno. Diamo questa illusione, anziché farli solo in America, facciamo anche in Italia questi grossi spettacoli. Piero, ci andrai. Che non c'entra niente con tutto il resto. Sì, questo è solo uno spettacolo. Sono dei bellissimi trucchi questi. Comunque, diciamo, mi sembra che stasera siano venute fuori due o tre cose. Uno è il bisogno della gente di uscire dalla vita quotidiana, soprattutto delle risposte per le la cose. La risposta della scienza non gli basta. Non gli bastano, perché la scienza non gli può dire se l'anno prossimo vincerà la lotteria, se la moglie lo tradisce, quando morirà, se avrà la morte. Questa è veggenza, non è astrologia. Questo riguarda il mondo della psicologia. Scusi, questa è veggenza, non è astrologia. Lei offende gli astrologi. Mi perdoni, Piero Angela. Sto facendo mi perdoni, ma lei parla sempre, uno chiede per sapere. L'astrologo dice: io posso fare questo tipo di studi, ho questa predisposizione di malattie. Mi perdoni, questo è individuare, non indovinare. Lei fa una grossa confusione di fondo. Il mago, in maniera peccaminosa, indovina con la palla di vetro. Io rifiuto questo concetto e mi batto in televisione privata per far capire ciò. L'astrologo è un ricercatore attraverso gli elementi astrali del carattere di ciascuno di noi. Vabbè, non indovina. Allora, mi perdoni, bene, è importante questo concetto. Mi perdoni. Riprendo il mio discorso. La gente ha bisogno di risposte, ha bisogno di sapere delle cose che l'affliggano, ha bisogno di calmare delle ansie. E questo fa parte della psicologia, da sempre, dell'uomo, e continuerà nei secoli. Quindi, per fare questo ci sono tanti mezzi. Ecco. Ci sono gli psicanalisti, da un lato, ci sono i medici, gli psicologi, ci che sono avuto la legge, i sacerdoti. La vogliamo anche ci sono... anche, perché no, le chiromanti e gli astrologi. Un altro campo. Però la televisione non può spacciare queste cose come scienza. Dare le notizie incontrollate o false...